Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video sul canale di Dubaige. E sodo. Oggi un meraviglioso video haul. Perché, amore mio? Video per poracci. Siamo andati al mercato, quello là dei vestiti, no, rionale, ho gli occhiali Vabbè, sporchissimi. il mercato di tutti i giovedì a Brindisi. Sì, e abbiamo comprato un po' di vestiti, cose che avevamo bisogno, allora volevamo farvi vedere le nostre ultime compere. Non saranno vestiti all'ultimo grido, No, però vabbè, anche volevamo vedere. perché volevamo spendere poco, perché diciamo che sono provvisori, visto che stiamo facendo la dieta e l'anno Sì. prossimo non useremo questi vestiti. Ed erano indispensabili perché, per esempio, io non avevo più pantaloni, avevo due paia di Sì, io ho comprato ad pantaloni. esempio un pantalone di tuta per delle mutande Che non vi faccio che poi vedere, potremmo utilizzare come tende, vabbè. Poi sotto ho comprato un vestito da sera, bellissimo, che che gli concerti. sta tanto bene all'amore mio perché è bellissimo. Detto questo, ragazzi, iniziamo il nostro meraviglioso video haul. Beh, sotto, dai, inizia proprio. Presenti la Ah. tua busta prima, la tuta. Allora, marca Marcello Flau, no, scherzo. Marca, non lo so. Ah, Urban Days Italia. Ho comprato questo meraviglioso pantalone di tuta Nero, semplice, nero, molto bello semplice, leggero, quindi per l'estate va leggero. benissimo. Perché appunto non ne ho un altro e io ora come ora, col fisico che mi ritrovo, mi sta molto più comodo mettere la tuta. C'era allora questo modello qui con la tasca normale e poi ce n'era uno con la cerniera. Alla fine ho preferito prendere questo No, per anche comodità. perché mi sembrava un po' È una comunque bello zambrata. largo, vedete ragazzi, cioè, Mi sembrava una zambrata perché non, cioè la cerniera non la faceva sembrare una tuta, però il materiale era da tuta, la stessa, 15 euro. 15 euro. Poi sono comprato questo pantalone qui Due pantaloni. a 10 euro l'uno. Allora, questo qua color Avano. sì, beige, Avano. elasticizzato. Non ha tasche, non ha niente. Ah no, sì, ha la taschina qua. Informati prima di dire E inesattezze. ha la risvoltino. Wow, alla mi Vabbè, sono ma allagato casa. si può anche tirare giù. Sì, meglio Non è forse. cucito. E 10 euro e ho preso più o meno lo stesso modello Però versione in jeans. Fai jeans. vedere, amore Sono leggerissimi, elasticizzati. Lui dice che quello sembra è grande quanto questo, ma questo è l'elastico molto più morbido. Si tira un po' di più. Vabbè, mio. comunque. Normalissimo jeans con i laccetti eventualmente per poterli stringere, diciamo, in vita. E 10 euro. Io ho detto, mi fa lo sconto se li prendo tutti e due? Ha detto no. Stronzo. Ho detto vabbè, li prendo comunque. Ha detto che se già costano 10 euro, su cosa vuoi lo sconto? Su questo. Quindi questi pantaloni che sono della Lemon, mentre questo Vabbè, marche sotto marca sono. Lemon e New Fashion. Ah, pensavo Lemon e Orange. No. No. Questi sono bellissimi. Poi vi possiamo far vedere anche le cose per la casa che ho comprato ieri. Il regalo che è quello là che ti avevo No, fatto, che però. evitiamo. Ah. Perché tanto lo dobbiamo portare indietro. No, è cattiva! Vabbè, due paia di mutande boxer per Luigi. Ci stava cercando di fregare perché ha detto 3-10 euro. Guardate che meraviglia di boxer. 3-10 euro. E ho detto andiamo E lui ha detto, vabbè, 2-5 euro. Ho detto, già si ragiona un mo'. po' di più. Semplici, semplici. E li posso usare anche come Copricapo. copricapo. Vabbè, andiamo avanti, dai. Vabbè, questo coso qua. Non ho parole. Allora, poi, Ora mi essendo potranno che chiamare tutti testa di cazzo. Copri testa. Vabbè,
Vabbè, andiamo avanti. Quando sei stupido. Allora, essendo appunto che noi l'anno scorso, l'estate scorsa, non pesavamo così tanto, io ho poche magliette come pochi pantaloni che mi vadano e quindi ho dovuto comprare qualche maglietta. Invece lui no, fortunatamente le sue t-shirt andavano tutte. Sì, sì, infatti. A parte due. Vabbè, io ormai, pure mio, è più di un anno che sto in questa condizione, quindi... Vabbè, ma tu non sei ingrassato così tanto quanto me, effettivamente, quest'anno. Quest'anno no, per fortuna. Io ho preso 20 kg quest'anno, vabbè. Allora, ho preso delle magliette, è per quello che ho tre tagli in più rispetto all'anno scorso. Allora, questa bella maglietta arancione. Guardate che bella che è. Tutta in tessuto che sembra l'imitazione del lino, ovviamente non è lino, perché figurati. Allora, questa magliettina arancione. Si vede, amore, perché non si vede. Sì, si vede benissimo. Okay. Così l'amore mio sembrerà una zucca o un'arancia. No, è bello, okay. Perché d'estate io penso che uno debba mettere tipo colori belli, sgargianti. Io il primo usavo molto mettere il nero, ma il nero si incupisce. Che è stata venduta per 6 euro insieme alla sua collana. Sì, la collana è molto carina anche. Sì, ha tipo questa sorta di piumino, di piumetta, boh, non so. Ah, c'è pure una conchiglia, finto ovviamente. No, è carino. 6 euro. Spero, perché adesso le devo lavare prima di metterle, spero che non perdano colore. Che non si restringano. A parte, no, perché di solito le cose che compri al mercato perdono tutte colore e si macchiano l'una con l'altra, quindi è meglio che le lavi a mano. Poi, anche perché ho quella blu, quindi il blu e il rosso, ho preso l'estate scorsa due magliette, una rossa, quella che ho nel vlog, ok? Del mio compleanno, quella rossa, e un'altra che era tipo bordeaux rigata rosa. Ecco, hanno perso il colore e hanno macchiato. Ma quelli di sopra. Hanno macchiato tutto ciò che stava in lavatrice. E da lì ho imparato che le cose rosse. Sì, ad esempio, io ho una bellissima maglietta comprata da Primark, tutta con i fiorellini e le cose, per colpa delle cose sue rosse. Il bordino bianco è diventato rosa. No, però lavandolo è tornato bianco. Poi ho preso stesso tessuto, ho preso questa qua, rosa, questa con queste carina. Righe, molto carina. Io direi che poi magari possiamo provarci le cose e vi facciamo vedere. E l'ultima, sempre stesso tessuto. Sempre, ragazzi, se ci vanno, le cose che non vedrete provate sono l'unica cosa che ho provato è il vestito. Questa l'ho scelta lui. Volevo prendere azzurrina più cara. Lui mi ha detto: prendi quella azzurra, e ce n'era una azzurra, no? Questa per me, ragazzi, è blu. Secondo voi che colore è? Per me è blu. E stavo prendendo quella, ha detto: no, l'altro azzurro. Questo è blu. Vabbè, amore mio, l'azzurro è comunque una tonalità del blu alla fine, non è che dici? Così. È bellissima. Queste 6 euro l'una, quindi 18 euro in totale. E diciamo che ci siamo fatti l'abbigliamento estivo, io con 18 euro e io con 38 euro. Poi è venuto, diciamo, il momento della contrattazione, ovvero Soto deve fare un concerto... No, aspetta, Soto deve fare un concorso, non un concerto, un concorso lirico, e poi dobbiamo fare anche una masterclass di canto quest'estate e la laurea. Alla fine della masterclass c'è un concerto, cioè sempre e un concerto. Serviva quindi un abito, diciamo, bello elegante per Soto, che inizialmente ce lo voleva fare a 164 euro, ha detto 69. Vabbè, 169, ha detto però vabbè ve lo faccio a 120 euro. Poi Soto, con molta astuzia, ha detto: ma il budget, il nostro budget è limitato, abbiamo meno soldi, vogliamo vedere qualcosa di meno caro. Non è astuzia, amore, io semplicemente ho detto: non ha qualcosa meno caro. Beh, io ti volevo far passare per una che sa fare gli affari. No, purtroppo io mi faccio impelagare sempre, quindi purtroppo no. E niente, raga, alla fine ce l'ha fatto per 100 euro invece di 169. Ed è un bel vestito. Ed è un fior fior di vestito, ragazzi. E le sta una meraviglia. È vero che per me Soto sta bene qualsiasi allora, cosa. Allora, ci
ho dato pure l'attaccapanni che non volevo, però va bene. Ve lo faccio vedere. Dai in piedi, bambina. Dai in piedi. Allora, la marca è Anna Re. Ho sentito da qualche parte. E il vestito è questo. Ve lo... vi dobbiamo fare il... Sì, perché ragazzi, prova, le sta benissimo, le sta veramente allora bene. Poi ovviamente mia mamma che è sarta, e dato che lei non ha tempo sodo in questi giorni per farselo accorciare, lo farà mia madre sicuramente. Diciamo che allora il corpetto è in pizzo e ero un po' perplessa sulle maniche, perché vedete come sono le maniche. E diciamo che avrei preferito un modello che non avesse queste maniche, diciamo, lunghe. Però il problema è che quei modelli che piacevano a me non c'erano della mia taglia. E comunque a me non piacciono molto le mie braccia, perché ovviamente ci ho messo ciccia pure qua. Quindi per il momento... C'ha le ali di pollo ci abbiamo. E la cosa bella è che qua dietro, praticamente sul retro, ci sono questi lacci che stringono e fanno, quindi allargano, per ora allargano e poi si potrà stringere un po' quando quindi si anche spera la laurea, a ottobre sarò più quindi grande. Anche dimagrendo lei potrà comunque indossarlo, ed è una bella cosa secondo me. Esatto, perché ripeto, è un vestito proprio bello e le sta molto bene, soprattutto con il colore dei capelli che si è fatta. Ora ve lo mostriamo indossato. Ah, di l'altra cosa, che in poche parole stava col laccio stretto, no? E Soto, quando è andata alla bancarella, ha detto no, ma questo sicuramente non mi va. E il signore ha detto sì, fidi, le va. L'ha misurato ed era perfetto, sembrava proprio cucito su di lei. Vabbè, diciamo, ragazzi, che in realtà purtroppo avrei evitato questa spesa, anche perché ho dei vestiti da concerto che avevo preso quando ero più magra. Il problema è che appunto non mi vanno, e comunque quando ti presenti in pubblico devi avere un vestito un po' carino, è un investimento, anche perché ma poi ogni tanto farsi un regalo, una piccola gratitudine fa sempre bene. Eh sì, ma lo sto facendo perché mi serve per il lavoro, no? Va bene, detto questo, dopo questo momento piccolo mio elogio, noi passiamo alla prova vestito. Esatto. Sì. A dopo, ragazzi! Sento come che fai?